poi in un ambito scientifico-disciplinare completamente diverso, insomma. Quindi, quando Va volete bene. iniziare, adesso stacchiamo Sì, un io attimo. direi di iniziare. Chiederei cortesemente alle persone che non sono direttamente coinvolte in questo primo giro, diciamo, di lettura dei testi, di chiudere il microfono, altrimenti abbiamo dei ritorni fastidiosi, e la telecamera, eventualmente. Poi, eventualmente, se ci sono domande o interventi, potete chiaramente accendere microfono e telecamera. Allora, il mio compito qui è, tra virgolette, semplicemente quello di presentare il volume, di presentare i volumi, appunto, che oggi la Società Geografica Italiana ha il piacere, appunto, di presentare. Io sono Marco Maggioli, sono un docente di geografia all'Università di Milano Yulm, e sono appunto un consigliere della Società Geografica Italiana, sia nel corso di questa presidenza che nella presidenza e nelle presidenze precedenti. Allora, i testi che questo pomeriggio, appunto, abbiamo il piacere di presentare sono, come dicevamo, fondamentalmente sono due. Il primo a firma di Alessandro Di Meo, dal titolo Nelle terre incognite, esploratori, avventurieri, missionari e ammiragli italiani nel sud-est asiatico 1865-1885, volume che è uscito appunto nel 2021 per Ginevra Bentivoglio Editoria. Il secondo volume è del collega Stefano Piastra, che ha come titolo Shanghai nella letteratura di viaggio italiana, realtà e percezione di un emporio fluviale diventato megalopoli, che invece è uscito nel 2020 per l'editore Patron di Bologna. Ad aiutarci, diciamo così, in questa lettura incrociata di questi due testi, ci sono con noi due docenti universitari. Il primo procedo in ordine alfabetico. Il primo è Dino Gavinelli, che è professore di geografia presso il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e dei Beni Culturali, di cui appunto è presidente del comitato di direzione dal 2018 presso l'Università degli Studi di Milano. Dino ha insegnato anche in altri atenei italiani e stranieri, in particolare nell'Università del Piemonte Orientale a Venezia e a Parigi 7 e 10. Dino Gavinelli è coordinatore anche in questa veste, come dire, in una seconda veste che poi dirò, del coordinatore del gruppo di lavoro Geografia e Letteratura nell'ambito della GEI, cioè dell'Associazione dei Geografi Italiani, ed è appunto membro del Consiglio Centrale dell'Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, di cui appunto è vicepresidente. Tra le numerose attività, appunto, che il professor Gavinelli svolge quotidianamente, un ruolo che mi piace ricordare, perché appunto è del tutto centrale, a mio avviso, nello sviluppo della disciplina geografica, la direzione della rivista Geography Notebook, Quaderni di Geografia e Cahiers de Géographie, il Quadernos de Geografia, che è appunto una rivista di geografia italiana che appunto ha nel suo DNA, come il titolo già testimonia, il fatto di essere una rivista in qualche modo aperta, no, alle diverse suggestioni che in giro per il mondo vengono dalla disciplina geografica. Accanto a questo, appunto, è condirettore della collana Cosmos dell'editore Mimesis e di un'altra collana che ha tratti geografici di Franco Angeli. Perché Dino è coinvolto nella presentazione di questi due volumi che presentiamo oggi, perché appunto Dino ha lavorato sulle tematiche legate alla Cina,
legate in qualche modo al quadrante Asia-Pacifico, tra i titoli appunto che anche qui mi piace ricordare, è un articolo comparso sulla rivista. Sulla rivista, adesso non ricordo, credo però appunto Note, Geography Notebook, che è del titolo One Belt, One Road, la riapertura della Via della Seta o un nuovo percorso geopolitico per la Cina, il volume insieme con Flavio Lucchesi dal titolo del 2015, dal titolo Italy and China, an Evolving Geography Perspective, e con Alice Del Borgo, il volume per Mimesis Editore, Asia-Pacifico, Regione Emergente, Luoghi, Culture e Relazioni. Vedo il presidente Claudio Cerreti che è collegato. Ciao Claudio, Ciao buongiorno. Claudio. E Claudio, ti lascio la parola per un saluto Ma giusto, agli autori. appena un saluto, un saluto a chi sta partecipando, agli autori, ai presentatori, alla collega Onnis e al collega Dino Gavinelli. E porto, probabilmente anticipandoti, scusa Marco, le scuse da parte di Fabiana di Infulmaia, che avrebbe dovuto essere presente come terza presentatrice e che purtroppo ha avuto un problema di salute che le ha impedito anche di collegarsi. È molto dispiaciuta anche perché mi ha detto, sentendola oggi, che aveva molto apprezzato entrambi i lavori e insomma ne avrebbe parlato molto volentieri, però purtroppo proprio non era in condizione. Detto questo, niente, basta, grazie ancora, buon lavoro. E vi ascolto con attenzione. Grazie Claudio, grazie professor Cerreti. La seconda collega appunto che presenterà questi due volumi oggi pomeriggio è Barbara Onnis, che è professoressa associata di storia e di istituzioni dell'Asia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari. Anche nel caso di Barbara, appunto, la competenza riguardo ai temi e le tematiche che verranno affrontate è testimoniata da una serie di lavori appunto sul tema, e appunto gli ambiti di ricerca della professoressa Onnis riguardano prevalentemente la storia contemporanea della Cina, la storia delle relazioni internazionali della Repubblica Popolare Cinese e dell'Asia orientale e le conseguenze del miracolo cinese e dei processi migratori. È autrice, anche Barbara, come dicevo, di lavori appunto riguardanti in particolare la Cina. Ricordiamo in questa occasione due monografie: La Cina nelle relazioni internazionali, dalle guerre dell'oppio a oggi, che è uscito nel 2011 per Carocci Editore, e il secondo volume importante, sempre su queste tematiche, è Shanghai, da concessione occidentale a metropoli asiatica del terzo millennio, che è sempre uscito nel 2005, scusate, per Franco Angeli Editore. Accanto a questo, ovviamente, una serie di numerosi articoli e curatele che riguardano la politica estera cinese, la questione di Hong Kong e il nuovo corso di Deng Xiaoping, e i rapporti tra Cina ed Europa e tra Cina e America Latina. Un'ultima cosa, poi come ci siamo un po' organizzati, lasceremo la parola agli autori per una loro lettura, per un loro, diciamo, inquadramento del lavoro. Presento molto brevemente, molto rapidamente i due autori. Alessandro Di Meo si è laureato presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in Scienze Storiche con una tesi riguardante la concessione di Tianjin, storia delle relazioni tra il Regno d'Italia e la Cina imperiale repubblicana 1866-1947, che è un tema evidentemente che Alessandro, nel suo lavoro monumentale, appunto, che presentiamo oggi, come dicevo prima, ha opportunamente sviluppato nel corso della sua, nel corso delle sue attività di ricerca. Alessandro è un socio della Società Geografica Italiana e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con una tesi appunto riguardante
le esplorazioni scientifiche, naturalistiche ed etnografiche italiane nel sud-est asiatico, sviluppando quindi, immagino, il lavoro che in qualche modo aveva avviato con la sua tesi di laurea. Alessandro collabora con alcune riviste particolarmente di storia, come In Storia e Quaderni di Percorsi Storici, all'interno dei quali scrive articoli di politica internazionale, di geopolitica e di divulgazione storica e culturale, e oltre al volume che presentiamo oggi, appunto, ha scritto altre due monografie, sempre sullo stesso tema: Tianjin, la concessione italiana, storia delle relazioni tra il Regno d'Italia e Cina 1866-1947, sempre per l'editore Ginevra Bentivoglio nel 2015, e L'antischiavismo, storia della società antischiavistica italiana e delle sue pubblicazioni 1888-1937. Che è uscito appunto sempre per Ginevra Bentivoglio Editoria nel 2017. Il secondo autore, Stefano Piastra, è un collega, professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, dove coordina il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. E ha insegnato, e quindi diciamo, il suo lavoro è il frutto anche di una intensa diciamo, attività di terreno, di campo. Ha insegnato Historical Geography of Europe alla Fudan University, all'Istituto di Geografia Storica di questa università a Shanghai, e tra le numerose altre attività che è impossibile appunto riassumere nel breve tempo che abbiamo a disposizione. Mi piace appunto ricordare un lavoro che Stefano ha recentemente presentato al Congresso Geografico Italiano, dal titolo Et nel vero per loro posso dire di essere un altro Tolomeo, Matteo Ricci, le lettere dalla Cina, l'autovalutazione della propria opera cartografica, oltre a numerosi altri interessanti lavori sul tema sempre diciamo che stiamo trattando, tra cui appunto Verso Oriente sotto la protezione di Francesco Saverio, l'isola di Shangwan tra Udeporica e Teologia Cristiana e una serie di altri lavori. Gli studi di Stefano Piastra sono rivolti in particolare oltre al tema, diciamo così, legato alla Cina e al mondo orientale, all'evoluzione dei paesaggi, ai rapporti tra uomo e ambiente e alla cartografia storica. Una cosa che ho scoperto e che mi fa molto piacere è che Stefano Piastra ha anche, diciamo, lavorato sull'archivio fotografico di Pietro Zangheri a Bologna e quindi in questa occasione trovo che sia particolarmente interessante e particolarmente importante ricordarlo. Io ho parlato fin troppo e ci sono alcuni appunti appunto che ho preso nella lettura di questi due volumi, ma lascio la parola, come ci siamo detti precedentemente, al professor Gavinelli per una sua lettura di entrambi i volumi. Grazie. Grazie, eccomi qua, mi sentite? Spero di sì, mi vedete anche. Allora, grazie ovviamente alla Società Geografica, mi fa sempre piacere. Quest'anno mi sembra sia la seconda volta, sono contento di essere qua, grazie dell'invito e grazie ovviamente anche, come dire, di farmi riflettere insieme con voi su questi due bei volumi che ho letto con passione, devo dire anche velocemente nei ritagli di tempo che il tirannico primo semestre accademico ci impone. Quindi è stato molto interessante leggere, tra l'altro, due testi che sono anche vicini temporalmente, un po' come ricordavi tu, uno uscito nel 2020, l'altro nel 2021, a riprova sia di un interesse di oggi attuale e non solo ovviamente di noi italiani per questa area dell'Asia Pacifico, come diciamo in maniera tumultuosa abbiamo imparato un po' a conoscere negli ultimi decenni, ma anche perché ovviamente la lettura dei due testi ci porta anche a vedere un po' le radici anche del nostro interesse più lontano nel XIX secolo verso questa parte del mondo che noi generalmente chiamiamo sud-est asiatico, Asia orientale, in termini un po'
diciamo vaghi, diciamo almeno per il grosso pubblico. Due testi quindi che sono vicini dal punto di vista cronologico e direi anche che sono molto interessanti, innanzitutto proprio perché affondano le radici su una mole immensa, un po' possiamo definirla così, di documenti, di materiali presenti negli archivi, nelle biblioteche, nei centri bibliografici, in tutto quello che è, diciamo, il mondo dei documenti diplomatici. I due autori fanno chiaramente capire che parte della loro scrittura nasce da questa, diciamo, leopardiana attenzione sulle sudate e faticate carte, potremmo dire così, in qualche modo, e quindi una grande anche attenzione per tutta quella che è la bibliografia precedente, e poi anche un interesse, diciamo, molto attento per quello che non è storico solo e geografico, date le origini appunto intellettuali e culturali dei due autori, perché stiamo parlando anche di una mole di lavori, diciamo, scritti da esploratori, avventurieri, missionari, militari, commercianti, intellettuali. Quindi, diciamo, i due lavori in qualche modo ci portano a vedere delle figure che sono tra lo scientifico e il non scientifico, in qualche modo, mossi di volta in volta, sia da passioni, diciamo, personali o professionali, ma poi aperti anche ad altri sguardi. Quindi questi sono già, secondo me, dei tratti comuni dei due volumi. I due volumi, ovviamente, per un geografo sono molto interessanti, al di là di tutte le cose che poi andremo a dire, per il fatto che ci consentono di ricostruire un po' questa grande categoria del paesaggio. Quindi, leggendo sia l'opera di Alessandro che quella di Stefano, mi permetto di chiamarli per nome, sia il lavoro di Alessandro che di Stefano, in qualche modo ci portano in questa dimensione a noi così tanto cara dei paesaggi. E sicuramente il lavoro di Alessandro, più focalizzato nel ventennio 1865-1885, quello di Stefano, che si sovrappone anche come periodo storico e poi arriva anche fino ai giorni nostri, però si rivelano già anche entrambi come strumenti molto utili per leggere e comprendere il paesaggio di ieri e il paesaggio di oggi, e il paesaggio di oggi che è mescolato anche e porta radici, diciamo, di quello che è stato il paesaggio di ieri. Ecco, quindi queste sono un po', diciamo, a mio parere, tre grandi aspetti che accomunano i due testi. E poi ce ne sono sicuramente altri, ma lasceremo poi spazio ovviamente anche all'intervento di Barbara e poi a quello dei due autori. Per quanto riguarda, passerei un attimo al libro di Alessandro e poi a quello di Stefano. Per quanto riguarda il libro di Alessandro, sicuramente una cosa che mi è piaciuta molto è stato parlare di questi progetti coloniali italiani in Asia che non sono, diciamo, presenti nel mainstream della narrazione nazional popolare, no? Quando noi pensiamo all'epoca coloniale, ai nostri fasti, diciamo, al di là del mare, la prima cosa che ci viene in mente sono l'Eritrea, la Baia di Assab, ci viene in mente la costa dei Somali, ci viene in mente ovviamente la triste pagina di Adua e poi ancora la più triste pagina delle canzonette della Bella Abissina dell'epoca fascista. Ecco, quindi ci viene in mente questo. Pensare invece più a Oriente, guardare a Oriente, come il lavoro di Alessandro, ma anche quello di Stefano, che conosco già da molti anni, sull'Oriente, ovviamente ci portano un po' a vedere, come dire, a rivisitare anche una pagina della storia meno battuta, anche proprio nella formazione nostra universitaria. Io stesso ho fatto tantissimi esami di storia, però pochissimi docenti di storia, anche quelli molto bravi, hanno fatto un affondo su questa dimensione asiatica. Spesso, parlando di Africa, cioè di colonialismo italiano, si parla di Africa sostanzialmente. Ecco, invece è molto interessante questa cosa e ricordare soprattutto che non è il Crispi il padre fondatore in qualche modo delle nostre avventure coloniali, ma ben prima appunto la destra storica che conosciamo, di matrice piemontese, abbastanza conservatrice, con una certa eredità codina reazionaria savoiarda del Settecento incarnata nel generale Menabrea, sono stati i primi a scatenare questa proiezione al di là del mare. Quindi anche questo mi interessa molto, con tutti anche tra l'altro le attenzioni del caso, perché noi italiani siamo sempre stati un po', come dire,
diciamo a metà strada tra la sfacciataggine, diciamo, e lo splendore dei paesi che si affacciano sull'arco atlantico. A noi manca la Hispanidad, manca, diciamo, l'aspetto dei francesi o la Britishness che li ha portati a cavalcare i grandi mari. Noi abbiamo sempre più lavorato con cautela diplomatica, siamo stati un po' più attenti a evitare le prove di forza. Quando abbiamo fatto le prove di forza sappiamo bene che è andata a finire male, e quindi in qualche modo siamo stati un po' più attenti in qualche modo. Quindi mi interessa molto anche questa dimensione, che tra l'altro è presente anche in Stefano, comunque di questa geografia quasi diplomatica, di queste relazioni in qualche modo attente a muoversi e a mescolare spesso anche proprio in questa forma di insicurezza le dimensioni militari, le dimensioni, diciamo, più plateali, no? I militari, il commercio, invece poi anche ad altri aspetti un po' più nobili, come le esplorazioni naturalistiche, tutto un discorso che interessa di più anche al geografo, attento a vedere anche il discorso ambientale, cioè il discorso delle essenze vegetali, degli animali, tutta questa biosfera, come diremmo noi oggi in qualche modo, che ha arricchito in fondo anche gli spazi museali del nostro paese, perché se, diciamo, nel mainstream nazional popolare queste avventure di vario tipo verso l'Oriente sono un po' sparite, però Stefano e Alessandro ce lo ricordano, invece sono un po' presenti in questi musei, chiamiamoli antropoetnologici, ecco, stiamo un po' ampi su questo discorso, dove si vedono le dimensioni storiche, ma anche le dimensioni, appunto, della geografia della popolazione, si vedono queste interazioni in qualche modo con le popolazioni locali, e poi un geografo ovviamente è anche attento a tutta una dimensione, diciamo, di cartografia, di disegno del mondo, di rappresentazione del mondo in termini sia oggettivi che soggettivi. Quindi questo è un altro aspetto che sia Alessandro che Stefano ci ricordano in qualche modo. Quindi i loro due poderosi lavori ci ricordano appunto come noi siamo andati avanti nella nostra scoperta dell'Asia attraverso figure di vario tipo, inserite, diciamo, in una visione anche di un certo periodo storico che, se ci fermiamo appunto al ventennio analizzato da Alessandro, ci fa ricordare che all'epoca si viaggiava in tutte le parti del mondo e non solo in Asia. Leggendo Alessandro mi sono venuti in mente, per esempio, molti racconti del mio conterraneo Guido Boggiani, che è partito per il Sud America lavorando sul Paraguay, eccetera, che però si inserisce in questo discorso del viaggiare lontano, dell'andare a vedere l'altro e l'altrove in qualche modo, e anche a tutti questi lavori dei romanzi di avventura ambientati, diciamo, in quello che Said chiamerebbe il misterioso Oriente in qualche modo, e quindi tutta questa dimensione che giustamente Alessandro ricorda di Emilio Salgari, La Tigre della Malesia è del 1883, ma io nella mia formazione, diciamo, francofila e francofona delle origini, ho conosciuto un Salgari, diciamo, prima attraverso anche gli scritti di Giulio Verne, pensiamo quindi al 1872, Il giro del mondo in 80 giorni, e poi Le 20.000 leghe sotto il mare, che ci ricordano questa borghesia tutta carica di neopositivismo di fine 800 in Europa, che con la fiducia dei nuovi mezzi di locomozione può immaginare anche delle linee di collegamento continue, per esempio da Genova fino a Papua Nuova Guinea, o appunto alla Cina o a Shanghai, come ci dice Stefano. Quindi è nella, come dire, è nella quasi arroganza della tecnè di fine 800 che nascono i grandi romanzi di Giulio Verne, e partono di conseguenza anche imbevuti di questa sicurezza tutta questa serie di militari avventurieri che abbiamo detto prima. Quindi sicuramente questo è molto importante. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta dei due autori è che entrambi hanno fatto vedere che, al di là poi dei discorsi informali, di questo nostro colonialismo sempre a metà strada tra la cautela e la sfacciataggine, in qualche modo c'è sempre il coinvolgimento delle classi dirigenti. Quindi eventualmente si può sempre fare una lettura
politica, perché dietro diciamo le prospezioni commerciali, dietro le ambizioni territoriali, ci sono dietro questi impresari, direttori, mercanti, eccetera, eccetera, dietro il desiderio di aprire delle nuove rotte commerciali tra l'Italia, appunto, e il sud-est asiatico e la Cina, ci sono sempre dietro anche, come dire, dei margini chiaroscurali di intervento della classe dirigente italiana, che non sempre è stata all'altezza, ovviamente, della situazione, sia nel ventennio di cui parla Alessandro, sia a maggior ragione sull'arco di tempo successivo, come ci racconta anche Stefano, in qualche modo. Quindi tutta una serie, diciamo, di riflessioni che mi sono venute in mente così leggendo appunto le pagine molto interessanti di Alessandro e vedendo quindi anche, diciamo, una sorta anche di geopolitica raddrizzata degli interessi, se mi permettete questo termine poco accademico, essendo andata male in Asia, allora poi ci orientiamo verso l'Africa, quindi anche questo è molto interessante, pur non dimenticando, e Stefano ce lo ricorda, anche questo legame in qualche modo culturale appunto con l'Estremo Oriente, eccetera. Ecco, quindi interessante anche questo discorso che viene portato avanti del grande dibattito interno che c'è stato, appunto, che caratterizza un po' anche la politica italiana fino ai giorni nostri, no? Quindi aspri dibattiti, la mancanza di una visione condivisa e collettiva che vede appunto, come dire, discutere anche in questa Italia appena unificata, verrebbe da dire, sei appena unificato nel 1865 per andare da Milano a Bari, è un'avventura e tu pensi ad andare a Sumatra o dall'altra parte del mondo. Quindi, come dire, un geografo oggi direbbe, prima crea una rete strutturale, diciamo, di partenza e poi pensa in grande ad andare dalle altre parti. Quindi anche queste contraddizioni sono molto interessanti perché nei due volumi emergono ovviamente in maniera diversa. Anche questa sorta appunto quindi di eredità storica che pesa molto sui governi anche della sinistra storica e poi dopo del fascismo e in mezzo anche dell'Italia liberale giolittiana, a riprova anche di come a volte le scelte precedenti pesano molto anche su quelli che vengono dopo. È anche il recente caso dell'Afghanistan, anche se ci porta lontano, ci ricorda che le decisioni prese durante l'amministrazione Trump continuano anche sotto Biden. Quindi dal vostro punto di vista, come dire, le vostre riflessioni sono anche interessanti se prendiamo una strada che ci porterebbe lontano e che lasciamo subito. E poi tutti e due gli autori, ovviamente, io ne sono molto contento, ma so di far parte, come dire, di una minoranza etnico-linguistico-geografica, si occupano di questo Oriente, in qualche modo, in senso lato, che, come dire, nei geografi, per esempio, italiano, io parlo per la mia disciplina, che è quella che conosco un po' di più, anche per le mie esperienze recenti, non è ancora tanto propensa a volte a superare la visione, diciamo, eurocentrica, è già qualche cosa di grande perché prevede anche una lettura dell'Unione Europea, del continente. Io volerei un po' più basso sul Mare Nostrum, ancora non siamo, diciamo, abituati anche ad andare spesso a vedere delle ricostruzioni socio-territoriali, politiche, geografiche, paesaggistiche al di là del Mare Nostrum. Quindi voi due avete, secondo me, il pregio anche di, come dire, battere una strada che è minoritaria, se mi consentite, che non vuol dire che non vada bene o che non sia scientificamente valida, ma semplicemente perché dal punto di vista quantitativo sono pochi che si lanciano, come dire, ad analizzare dei terreni così lontani. Analizzare, studiare, raccontare in una chiave, chiamiamola geostorica, al vicino diventa molto più facile per certi versi, più comodi, eccetera. Ecco, quindi grazie a voi per ricostruire questa storia, diciamo, dei legami e della scoperta con il lontano. Grazie anche per ricordarci in qualche modo che, come dire, parlare dell'Asia vuol dire inevitabilmente, proprio per la costituzione intrinseca del più grande continente del pianeta, vuol dire metterci già inevitabilmente su una strada
molto coraggiosa, che è quella di delineare un ritratto poliedrico e originale, che, come dire, per l'Asia diventa anche rischioso, perché ovviamente vi esponete poi a tutta una serie di, come dire, possibili, diciamo, osservazioni o annotazioni. Invece a me ovviamente è piaciuta molto la vostra visione, sia quella appunto storica di grandi collegamenti e grandi quadri, come ha fatto Alessandro quando per esempio lui parla anche dei tentativi di immaginare una colonia penale, per esempio lui fa riferimento anche all'Australia, ma io, per tornare anche alla mia storia, al mio percorso molto francofilo, mi ha fatto venire in mente quando per esempio sotto l'epoca dell'imperatore Napoleone III i francesi hanno cercato di fare la stessa cosa nella Nouvelle Calédonie, la Nuova Caledonia, che è stata colonizzata proprio con questi scambi di cui anche Alessandro facendo nel delineare la Papua Nuova Guinea, questo gioco quasi di risico tra olandesi, tedeschi e inglesi che la sono spartita. A me, per esempio, vedete, è molto utile un lavoro di questo tipo, perché mi ha fatto venire in mente lì vicino in Melanesia, che è stata fatta la stessa cosa tra francesi ed inglesi, la Nuova Caledonia britannica è passata poi ai francesi per un semplice scambio durante un pomeriggio di tè tra Napoleone III e la regina Vittoria. Riprova quindi anche di grandi aspetti di cui voi entrambi parlate, anche Stefano ovviamente quando parla della Cina, in particolare della Cina contemporanea, che sopra la storia, come dite voi, fatta dai piccoli personaggi, contadini, gli operai, tutti quelli che vivono tutti i giorni, poi c'è la storia di questi grandi che in qualche modo decidono da soli in maniera autonoma il destino di territori, di società, e alla fine decidono anche il ridisegno di determinati paesaggi in determinate regioni del mondo. Ecco, quindi questo è sicuramente molto interessante. Poi, per non rubare troppo e lasciare spazio anche agli altri, poi ovviamente nel discorso, nell'analisi del libro di Stefano, andiamo ovviamente anche oltre, e allora qui ovviamente parliamo di un luogo a me molto caro, perché come Stefano sa, Shanghai la conosco molto bene anch'io, e quindi mi ritrovo anche nel disegno successivo. Dopo, diciamo, l'epoca storica che condivide con Alessandro, sicuramente vedere tutto questo discorso di Shanghai come polo finanziario di risonanza mondiale, questa Shanghai che diventa un hub portuale infrastrutturale, quello che oggi il mainstream anglosassone chiama una global cities o una mega city, chiaramente diventa importante. Direi che più in generale la Shanghai che conosco molto bene, che fa parte del mio immaginario, è anche quella di una sorta di calamita delle nuove mode urbane, una new way to be Chinese, cioè un nuovo modo di essere oggi cinese in qualche modo. Quindi questa dimensione di Shanghai come vetrina, diciamo, di una Cina che vuole arrivare a festeggiare i 100 anni nel 2049, che sta alzando il tono proprio in questi giorni, per esempio nella sua potenza di Zhongguo, cioè di paese al centro del mondo, alzando di nuovo la voce anche su Taiwan in qualche modo. Quindi inevitabile che nella lettura del libro di Stefano, la Shanghai che io ho in mente è sì un crocevia di scambi commerciali e intellettuali, ma poi, come dire, è anche un mondo che ha tutto un heritage, come diremmo, storico del passato, questa Parigi d'Oriente, questa Sin City, questa città del peccato in qualche modo, che, come dire, ha mobilitato un articolato e poderoso apparato bibliografico negli anni, di cui Stefano appunto ci ricorda. Ecco, quindi questo è sicuramente molto interessante in qualche modo. E poi a entrambi gli autori, per recuperare di nuovo Alessandro e non farlo sentire troppo solo, c'è anche da ricordare tutto il discorso, anche sul quale possiamo tornare, dei manoscritti dei missionari, di tutta questa memorialistica delle comunità dei nostri connazionali che hanno abitato in qualche modo queste cose. E poi bellissimo, perché è una continuità con l'oggi, con una certa povertà anche giornalistica, io sono anche cattivo a volte, questi reportaggi giornalisti sulla stampa italiana, che già nell'Ottocento non avevano bisogno di Donald Trump per inventare la parola fake news, perché già allora, tra questo orientalismo vago, le tigri di Monpracem,
questi, come dire, ambienti ostili dove l'europeo bianco caucasico viene annientato in una sorta di darkness, per ricordare anche Conrad, mentre si risalgono i fiumi e gli uomini diventano sempre più animali e diventano un po' come Marlon Brando in Apocalypse Now, per darvi un'idea di questo discorso. Sicuramente sono molto interessanti anche i frammenti che voi date dei documenti, dei diari, bellissimi. Per esempio, Stefano, io ho apprezzato tantissimo questo richiamo anche alla geografia di genere, che è molto bella, su queste donne che viaggiano e raccontano il mondo, se Dio vuole, in maniera diversa da questi maschi onnipresenti, che sono quelli che comandano il mondo ovviamente nell'Ottocento. E quindi soprattutto l'apporto femminile è molto interessante, secondo me, perché dà un punto di vista alternativa sul viaggio, appunto, che dall'Italia li porta lontano. Ecco un po'. Allora, adesso poi casomai facciamo un altro giro, e non voglio ovviamente fare il culto della personalità e occupare tutto lo spazio. Penso di aver già dato un po' di ingredienti, diciamo, al discorso, e cedo volentieri la parola, pronto a riprenderlo quando me lo direte. Grazie Dino, credo che appunto alcune cose che Dino diceva, cioè il coinvolgimento delle classi dirigenti italiane, e ricordo appunto che Alessandro, ed era un po' questa anche la cosa su cui mi piaceva un attimo che Alessandro successivamente magari dica qualcosa, no? Alessandro dedica in realtà un capitolo al ruolo della Società Geografica Italiana, che appunto ricordiamo del 1867, quindi si intreccia perfettamente, no, rispetto a queste tematiche che in qualche modo Dino stava sottolineando proprio adesso, in particolare a pagina 47 del testo di Alessandro Di Meo, appunto. Il titolo è appunto la fondazione della Società Geografica Italiana 1867, che appunto dà in qualche modo, ed è interessante anche leggere questo proprio nell'ottica non solo, diciamo, del coinvolgimento delle classi dirigenti, come diceva Dino, ma anche appunto sullo spostamento, no, del focus e dell'interesse, diciamo, coloniale italiano in quegli anni. Così come trovo particolarmente interessante appunto il riferimento che Dino faceva rispetto alla contemporaneità, su cui Stefano appunto apre, no, in qualche modo il suo testo, per poi appunto retrocedere in qualche modo nel passato. Lascio la parola chiaramente a Barbara, alla professoressa Onnis, per la sua lettura, e che ringrazio ancora una volta. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, sì, ok. Bene. Allora, innanzitutto vorrei anche io ringraziare gli organizzatori, soprattutto il collega amico Giovanni Sistu, per avermi coinvolto in questa interessante iniziativa che vede insieme geografi e antropologi. In realtà la collega antropologa non è tra noi, ma sicuramente c'è con lo spirito, storici delle istituzioni, e quindi insomma anche un po' in barba ad ogni tentativo di confinare le singole discipline in settori scientifico-disciplinari, in settori concorsuali e quant'altro. Quindi sono veramente felice di essere qui tra voi. La presentazione di un libro è sempre motivo di arricchimento personale, no? Di arricchimento personale, di stimolo alla riflessione, soprattutto quando si tratta di temi come quelli che i libri che andiamo a presentare oggi trattano, che si prestano anche a delle letture trasversali. Io ho letto veramente con grandissimo interesse i due volumi, mi sono peraltro ritrovata in entrambi, anche perché anche io sono un'appassionata di Cina. Il mio primo soggiorno in Cina è stato proprio a Tianjin, quando ero piccolina, appena laureata con una borsa di studio del governo cinese, quindi insomma ho vissuto lì per un anno intero nella ex concessione inglese, ma ovviamente ho frequentato spesso la concessione italiana, i lavori del, diciamo così, di rinnovo non erano ancora iniziati naturalmente, però. E poi ovviamente Shanghai non ne parliamo, è stato oggetto della mia tesi di dottorato, della mia prima monografia, dei miei tanti viaggi e anche l'ultimo prima dell'avvio della pandemia. Quindi insomma sono affezionata
ad entrambi i luoghi e ovviamente ho letto veramente con grandissimo interesse questi volumi che trattano appunto entrambi molte cose che mi era puntata, in realtà gli ha già detto il collega Dino Gavinelli in merito proprio ad alcuni tratti in comune, cioè il carattere scientifico non scientifico, i protagonisti, insomma, che un po' si assomigliano, insomma, stiamo parlando ovviamente di esploratori, missionari, militari. Stiamo parlando appunto anche di persone semplici, di avventurieri, eccetera, eccetera. Però ecco, io da storica anche delle relazioni internazionali ho trovato un po' un filo rosso di questi volumi. E questo filo rosso è rappresentato proprio dalla scarsa lungimiranza e, se vogliamo, anche dalla scarsa determinazione, sebbene vi fossero naturalmente anche dei fattori oggettivi, della nostra classe politica e diplomatica, che si traduce poi in una mancata partecipazione, se vogliamo, al processo di spartizione della ricca Asia, in particolare nel sud-est asiatico, magari meno in Estremo Oriente, ma comunque è un fenomeno estremamente marcato anche per l'Estremo Oriente. Diciamo che nonostante appunto, come ci spiega soprattutto nel volume Alessandro, le occasioni non siano mancate. Le occasioni non sono mancate tra appunto missionari, avventurieri, militari, tra progetti appartenenti alla stessa destra storica, come egli appunto mette in evidenza. E quindi diciamo che questa mancanza può essere dovuta a tanti fattori. Ne citano entrambi gli autori, ne citano diversi. Possono essere, per esempio, le distanze, le scarse risorse economiche, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che l'Italia unita, diciamo il Regno d'Italia, diciamo all'indomani dell'unificazione, probabilmente aveva problemi più gravosi da risolvere. E quindi diciamo che una serie di fattori oggettivi, in definitiva, portano a far sì che la nostra Italia rinunci a far parte, diciamo così, delle grandi potenze colonizzatrici che vanno a spartirsi appunto la ricca Asia. Quindi costi delle imprese, timori anche di dover affrontare delle potenze coloniali già molto affermate. Nel sud-est asiatico ovviamente abbiamo l'Olanda, la Francia, il Regno Unito, precedentemente c'erano il Portogallo e la Spagna, però diciamo che queste sono le nuove potenze che si affacciano sulla scena internazionale, insomma, nel corso dell'Ottocento. Ma forse anche lo scarso interesse verso quest'area di mondo. È stato già ricordato come i maggiori interessi coloniali del nostro paese fossero concentrati prevalentemente in Africa, sebbene bisogna ammettere che le performance in Africa non siano state, diciamo così, tra le migliori, no? Come ricordava prima anche il collega Gavinelli. È emblematico, Alessandro Di Meo cita, dedica alcune pagine interessanti al tentativo di acquisto delle isole Nicobare, no? Diciamo che dalla Danimarca, che ripetutamente nel corso degli anni li aveva acquisiti a metà del Settecento, ripetutamente li abbandona per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto che fossero infestati dalla malaria. Ora il Regno d'Italia tenta appunto di acquisirle, ma per tutta una serie di circostanze. In primis il fatto che appunto il governo che aveva intavolato le trattative termina anzitempo, ma soprattutto anche i cattivi consigli che opportunisticamente la Danimarca, ma soprattutto il Regno Unito, danno ai nostri negoziatori, porta la classe politica del nostro paese un po' a rinunciare a questo progetto di acquisire queste isole per farne anche, che so, il progetto di fare la colonia penale. Ma non meno fortunato fu il tentativo, per esempio, da parte del neonato Regno d'Italia, che poi non era più neanche tanto neonato, di prendere parte, per esempio, allo Scramble for Concessions, che prende avvio in Cina sul finire dell'Ottocento. Una Cina che era ormai, come dire, molto debole, no? Era il malato d'Oriente che si affancava all'impero ottomano, e quindi questo Scramble for Concessions che porta a termine anche quello che, come dire, per secoli aveva governato il sistema di relazioni internazionali dell'impero cinese, il sinocentrismo. Siamo all'indomani della sconfitta da parte del Giappone, che era sempre stato considerato come un sottoprodotto
della cultura cinese, quindi una sconfitta vieppiù cocente, che arriva appunto nel 1895. Quindi diciamo che l'Italia cerca di inserirsi in quella, diciamo così, scramble for concession, quindi in quella gara per l'acquisizione di concessioni all'interno del paese. Ricordiamoci che il grande impero cinese non è mai stato colonizzato. Sun Yat-sen parlava di ipocolonia, cioè il fatto che la Cina non fosse colonia di nessuno, ma di tanti paesi insieme. E il fatto che in Cina ci fosse il laboratorio di sperimentazione di tutte le forme di colonialismo possibile. Quindi in questa fase il tentativo del nostro governo di acquisire la baia di Sanmen o Sanmun, come era nota all'epoca, nella provincia del Zhejiang fallisce. E anche qui fallisce perché per tutta una serie di errori. In primis per il fatto che la questione venne gestita male dall'allora ministro degli affari esteri, che era Canevaro, che era sicuramente un abilissimo ammiraglio della Marina, ma probabilmente aveva scarsi doti politico-diplomatiche. Questo è un dato, diciamo così, appurato. E quindi diciamo che tutta una serie di elementi, il fatto che comunque il Regno d'Italia avesse anche l'ardire di poter acquisire un'influenza economica nella provincia del Zhejiang, quando il Zhejiang all'epoca, insomma, un po' era già zona di influenza inglese, quindi tutta una serie di fattori e anche di scarso acume politico portarono, diciamo così, a pochi anni dal disastro in Abissinia ad un nuovo smacco diplomatico. Quindi quello che dicevo prima è che uno dei fili conduttori è proprio la scarsa lungimiranza, la scarsa determinazione, ma forse anche la scarsa capacità in qualche modo di portare avanti dei progetti coloniali in quest'area del mondo. Sappiamo che questo smacco venne in parte sanato qualche anno dopo, quando il nostro paese partecipa appunto alle guerre, diciamo così, alla coalizione delle potenze internazionali per battere i Boxer, e quindi l'Italia finalmente riesce ad avere la propria, un piccolo fazzoletto di terra a Tianjin, per l'appunto Tianjin, in mezzo ad altre appunto 9 concessioni, ma anche in quel caso quasi quasi si rischia di non sfruttare questa occasione, perché secondo il cavaliere Poma quel pezzetto di terra che era stato dato all'Italia tra la concessione austro-ungarica e quella russa non era un buon affare, e quindi soltanto 10 anni dopo, come sicuramente sa molto ben meglio di me lo stesso Alessandro Di Meo, soltanto una decina d'anni dopo finalmente prende forma questo progetto coloniale. Quindi diciamo che questo è un po' secondo me il filo conduttore che io ho rinvenuto, così alla luce naturalmente della mia impostazione di studiosa delle relazioni internazionali, soprattutto appunto dalla Cina. E diciamo che anche nel volume di Stefano Piastra viene messo proprio in evidenza il ruolo importante giocato dai nostri connazionali, in questo caso a Shanghai, ma diciamo in assenza di una rappresentanza politico-diplomatico permanente. E quindi bisogna ricordare per l'appunto che l'unica concessione italiana è stata appunto quella di Tianjin, eppure a Shanghai, come ci dimostra appunto Stefano, i nostri connazionali hanno avuto un ruolo importante, fondamentale. Stefano a pagina 9 nella sua introduzione scrive che l'Italia non è stato un paese banale e non è un paese banale in relazione a Shanghai. E quindi se è vero che i nostri connazionali, la comunità italiana può aver avuto un ruolo secondario, soprattutto se paragonato, sia in termini numerici, no? Stefano parla del periodo in cui appunto del massimo splendore forse si arriva a 200 unità di connazionali italiani, a fronte dei 30.000 giapponesi, degli 11.000 russi e quant'altro, a fronte di una presenza come quella britannica che si identificava anche in un forte spirito di appartenenza al territorio della concessione, e cioè sono gli Shanghailanders, no? Quindi diciamo che ciò nonostante però gli italiani riescono ad avere un ruolo fondamentale, soprattutto in questa città, a partire già dal XVII secolo, come ci ricorda Stefano, perché grazie alla presenza di un importantissimo esponente
diciamo così, convertito di Shanghai, Xu Guangqi, si riesce in qualche modo ad avere le prime presenze missionarie gesuitiche nella città. Ad oggi la più antica chiesa, diciamo oramai sconsacrata, cattolica in Cina è proprio a Shanghai, e quindi diciamo che questo nonostante appunto la presenza appunto di una classe politico-diplomatica, di una presenza stabile. Devo dire che con il testo di Stefano mi sono sentita un po' più a casa, come dicevo prima, ci ho scritto una tesi di dottorato proprio dedicata a quella che la sinologa francese Marie-Claire Berger chiama l'altra Cina. Il testo di Stefano ci consente, diciamo, la storia. Barbara, non ti sentiamo più. Uso il microfono, Barbara, okay. Credo. Scusate, inavvertitamente, non so come però. Dicevo che con il volume soprattutto di Piastra mi sono sentita un po' più a casa, perché appunto è stato oggetto questa città di una serie di miei studi, ma anche di una tesi di dottorato, però è importante perché attraverso il viaggio dei suoi protagonisti ci consente anche di fare, come dire, un excursus della storia della Cina contemporanea. Una storia che inizia appunto con le guerre di oppio. Sappiamo, una guerra, il più grande sinologo occidentale John King Fairbank ha parlato di guerra colorata d'oppio, nel senso che comunque l'intento delle potenze occidentali era ben altro, cioè costringere l'impero dei Qin a, come dire, intraprendere, ad inserirsi in un sistema di relazioni internazionali alla pari. E quindi in effetti, diciamo, la prima guerra dell'oppio e i trattati ineguali inaugurano una nuova stagione per la Cina, la fine del sinocentrismo. Quindi diciamo che l'evoluzione di questa grande città rientra in questo, diciamo così, in questo excursus che è molto importante. Quindi io penso che entrambi i volumi siano di fondamentale importanza. Sicuramente il volume di Di Meo è fondamentale, perché come ricordava prima anche il collega Gavinelli, ci ricorda degli episodi che veramente non sono molto conosciuti. Probabilmente non sono, alcuni di questi non sono mai stati neppure citati nei libri di storia, nonostante oramai si parli di Oriente anche nei libri di storia, nella geostoria, insomma ci sono tanti eventi, però ecco, è interessante perché ci sono tutta una serie anche di personaggi che sono poco noti e che quindi è molto interessante questo aspetto, così come Stefano ci ricorda che i suoi protagonisti sì, sono, come dire, sono mercanti, sono imprenditori, sono missionari, sono marinai, sono gente comune, gente anche sconosciuta. Ci sono tra i tanti personaggi che Stefano riporta e che ci fa viaggiare appunto con la fantasia, con loro in questa bella città, in questa grande città, ci sono anche dei personaggi che sono poco conosciuti e che rimangono un po' quasi nell'anonimato, se vogliamo. E quindi è interessante perché ci offre la rilevanza di una comunità che, per quanto esigua numericamente, comunque ha dato tanto a questa città. E quindi sono molto utili le tabelle, io ho trovato molto utile nel volume di Stefano le tabelle che riporta a partire dalla fine del terzo capitolo, che è un po', diciamo, il sunto, le tabelle sommarie dei resoconti di viaggio che personaggi noti e meno noti, ognuno secondo la propria prospettiva. E questo è molto interessante. Stefano sottolinea in più punti anche il diverso approccio e anche, se vogliamo, la diversa qualità. Prima si parlava della letteratura di viaggio di genere, questo è molto interessante, soprattutto nel viaggio dell'operaia, no? Che racconta con un suo linguaggio, era un diario che teneva per se stessa, non per la pubblicazione. Però è molto interessante perché ci consente anche di valutare le diverse sensibilità di questi personaggi che hanno fatto un po' la storia degli italiani a Shanghai, e questo io ritengo che sia molto molto interessante. Per contro, nel volume di Alessandro, io ho molto apprezzato, alla fine c'è una piccolissima, nelle conclusioni,
c'è un piccolo apporto sulla metodologia, sull'importanza della World History. Non stiamo qua a raccontarci la rilevanza che questo nuovo approccio di studio alla storia può aver avuto anche nel superamento di categorie eurocentriche, che purtroppo sono ancora, come dire, molto in voga, se vogliamo, no? Quindi diciamo che di entrambi ho apprezzato tantissime cose. Sono veramente due letture che, come dire, servono per la riflessione, stimolano la riflessione e stimolano anche il dialogo. Quindi io sono veramente contenta di essere parte di questa conversazione. Se posso aggiungere un'ultimissima cosa in merito al testo di Stefano, allora, in merito agli ultimi viaggiatori che tu citi, ci sono appunto dei professionisti, no? Tu citi soprattutto gli urbanisti, citi gli architetti, che sono i viaggiatori dell'ultima ora, li possiamo chiamare così, che vogliono avere una voce e hanno una voce importante nello sviluppo, come dire, di questa città che è diventata ormai una selva di grattacieli e quant'altro. Ecco, io mi immaginavo, onestamente, ma so che sono, come dire, in un pubblico di esperti, quindi lo chiedo a tutti, io mi immaginavo che tra le considerazioni di questi esperti emergesse un fenomeno che invece non emerge, nel senso che si parla sicuramente dell'inquinamento, e quindi della sostenibilità e cioè di questo grande sviluppo, si parla anche delle politiche di espropriazione forzata dei terreni che comporta naturalmente questi sforzi draconiani anche per, come dire, trasferimenti forzati della popolazione. Questo è un aspetto che riguarda anche altri contesti. E però ecco, io così, Non ho, come dire, non c'è un accenno a quello che è chiamato il fenomeno della subsidienza, permesso che io non sono un'esperta in questo, però ecco, mi è passato, mi è capitato di leggere numerosi articoli, soprattutto di geologi, ma semplicemente anche di urbanisti che si interessavano appunto a questo fenomeno dello sprofondamento di queste città che, pensiamo allo sviluppo di Pudong fino agli anni 90, Pudong era una zona, diciamo così, abitata prevalentemente da contadini, una zona paludosa, quindi si parla di questo fenomeno del fatto che la città starebbe sprofondando addirittura di diversi centimetri all'anno. Questo a me spaventa un pochettino, devo dire la verità. Pare che dal 1921 ad oggi la città sia sprofondata di ben 2 metri, non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Shanghai, ma riguarda anche la città di Pechino, ci sono degli studi appunto che sicuramente voi conoscete meglio di me. Quindi ecco, mi chiedevo se fosse un fenomeno esagerato, fosse un fenomeno che non è così rilevante come, io devo dire la verità, l'ultima volta nel 2019 quando sono salita sulla Shanghai Tower ci ho ripensato alla lettura di quegli articoli, ho detto mamma mia, queste tonnellate di cemento tra ponti, autostrade, ma soprattutto grattacieli sempre più così futuristici possono appunto rappresentare un problema. Quindi io ho terminato e spero di non essermi dilungata troppo e ovviamente poi sono a disposizione per eventuali altre domande e per proseguire la chiacchierata insieme. Grazie. Grazie molto Barbara, grazie delle suggestioni. Credo appunto che un elemento, a mio avviso, appunto di questioni sul terreno, sia per Stefano che per Alessandro, credo ce ne siano molte. Una riguarda, come dicevo prima, come dire, l'intreccio, no, con la nascita, a mio avviso, delle società geografiche europee, in qualche modo, a cui Alessandro fa riferimento nel suo testo, in particolare a pagina 11, pagina 47 accenna a questo, che è un po' anche quello che è emerso dalla discussione, così come mi sembra interessante, molto interessante, quello che diceva appunto Barbara prima della sovrapposizione, no, in qualche modo, di descrizioni, di narrazioni, di conoscenza del mondo su scale, no, di interessi completamente diversi, che Stefano appunto mette in evidenza nel suo testo, che vanno appunto dal racconto e dalla letteratura, come dire, individuale, soggettiva,
della singola persona fino agli interessi, diciamo, più ampi delle grandi società commerciali o, tra virgolette, diciamo così, degli esploratori ufficiali. Un'altra cosa, appunto, che mi ero appuntato, su cui Alessandro Di Meo fa un cenno soltanto, e che mi piacerebbe che in qualche modo potesse essere, non dico sviluppata, però un cenno su questo credo sia importante, cioè dice Alessandro a pagina 11 del suo volume: infine, è opportuno valutare l'impatto che ebbero le pubblicazioni degli esploratori sulla cultura italiana, no? Quindi un tema sicuramente importante è qual era il riflesso, diciamo così, di questi racconti e di queste descrizioni, di queste narrazioni sulla cultura italiana dell'epoca, influenzata, dice Alessandro Di Meo, dall'orientalismo, improntata a una visione strumentale alle politiche imperialiste e coloniali dell'Occidente. Ecco, io credo appunto che anche su questo, forse se avete voglia, qualcosa potrebbe essere detto, no? Non so, io rilancio a questo punto la parola, procedendo sempre in ordine alfabetico, ad Alessandro, se vuole aggiungere o rispondere a qualcuna delle sollecitazioni che sono venute da questo primo giro. Prego, Alessandro. Buonasera, ringrazio tutti per l'ottima introduzione, in particolare la professoressa Barbara Onnis, il professor Dino Gavinelli e lei Marco Maggioli, perché avete in qualche modo dato spunto a tutta una serie di visioni sullo studio che ho pubblicato quest'anno, appunto ricavandolo dalla tesi di dottorato, in particolare il ruolo che ha avuto anche la Cina nell'impostare le spedizioni italiane nell'area del sud-est asiatico, perché l'aspetto che ho riportato all'inizio del libro riguarda proprio la presenza di questi esploratori, in particolare Emilio Cerruti e Celso Cesare Moreno, che entrambi provenivano comunque dalla Cina, avevano case di commercio nella città di Ningpo e di Shanghai, quindi comunque c'è questa aspirazione a creare nuove rotte commerciali, nuove imprese anche commerciali, in particolare dopo la rivolta dei Taiping, che aveva comunque ridotto notevolmente le possibilità commerciali ed economiche della Cina e anche le esportazioni verso l'Italia. Quindi il primo aspetto da cui volevo partire, appunto, riguardava proprio questa connessione continua tra il sud-est asiatico e la Cina, sia prima che dopo le esplorazioni italiane, proprio perché, come citava anche la professoressa Onnis, il tentativo fallimentare di San Moon o San Man condotto dalla Marina. Il punto è che tutte le esplorazioni della Marina nell'area estremo orientale hanno tutti un aspetto simile a questo di San Moon. In pratica, la Marina aveva intrapreso delle prove di forza senza consultare il governo o almeno con i ministri degli affari esteri e della Marina, più o meno all'oscuro dei progetti portati avanti dagli ammiragli in maniera abbastanza personalistica. Quindi anche nel Borneo, per esempio, c'è stato un tentativo coloniale condotto con mezzi e anche con modalità molto simili a quelle poi della spedizione del 1898, perché anche in quel caso il governo aveva avallato questo progetto di occupare una concessione italiana, scusatemi, di occupare un territorio nel Borneo per adibirvi una concessione italiana, ma in seguito alle proteste delle cancellerie olandesi e inglesi c'è stato poi un tornare indietro da parte della Marina, quindi un bloccare ulteriori progetti coloniali e concentrare a quel punto l'attenzione sulle esplorazioni scientifiche e naturalistiche. In pratica la spedizione del Borneo era stata poi riprogrammata, dopo essere stata già avviata, come una serie di spedizioni sul Monte Kinabalu, quindi con una dimensione appunto maggiormente scientifica piuttosto che politica. Però è stato interessante vedere all'interno dei vari archivi che ho frequentato durante le ricerche, vedere questo costante procedere, appunto, come veniva detto anche in introduzione, procedere verso tentativi coloniali con misto di sfacciataggine e allo stesso tempo anche di cautela, di chiedere a tutti i costi una concessione. Abbiamo visto, ad esempio, è stato citato magari nelle introduzioni, i tentativi di Emilio Cerruti di stabilire dei protettorati nelle isole Molucche.
condotti anche in quel caso con modalità che poi saranno simili a quelle intraprese dall'Italia in Etiopia. In particolare mi riferisco al Trattato di Ucciaia, sul quale c'è sempre stata quel velo di ambiguità, se il testo tradotto in amarico era effettivamente lo stesso di quello redatto in italiano, e anche nel caso di Cerruti c'è stato un atteggiamento simile. Chiaramente in quel caso si trattava di un testo tradotto in malese. E poi appunto abbiamo anche il fatto che di fronte alle ferme resistenze dell'Olanda, della Gran Bretagna e della Francia c'è stato subito un tornare indietro da parte del governo, e quindi comunque un cercare di salvare a quel punto le alleanze europee, quindi di evitare per l'Italia un ulteriore isolamento diplomatico che già era comunque in corso. Quindi questi due aspetti secondo me sono centrali nella questione. E tra l'altro poi il professor Maggiori citava la fondazione delle società geografiche. Anche questo è un aspetto che unisce i tentativi italiani alle analoghe espansioni in Asia da parte delle potenze europee, in particolare della Francia, della Gran Bretagna, appunto anche dell'Olanda e della Russia stessa. Cioè, nello stesso arco di tempo c'è una ripresa degli studi geografici, anche l'avvio di una nuova geografia, come viene definita dagli studi storiografici, in particolare la New Geography, vista come un fattore di sostegno al nuovo imperialismo. Quindi si tratta di un aspetto che riguarda anche l'Italia, che secondo me è opportuno appunto porre su un piano comparativo con le altre potenze europee e con gli altri esempi europei. Questo è senz'altro fondamentale. E citavo poi nell'introduzione il passo di Edward Said tratto da Orientalismo, in cui si parlava proprio del fatto che queste potenze, in particolare appunto lui c'è cioè il caso della Francia e della Gran Bretagna, particolarmente l'area medio orientale. Io però ho riportato un passo che riguardava l'Asia tout court, dove si diceva appunto che c'era stata una riscoperta dell'Asia anche per meglio colonizzarla. E è stato interessante notare che nel caso italiano c'è stato invece un aspetto radicalmente opposto, cioè c'è stata prima una tentata espansione in Asia, seguita poi da una serie di studi, di pubblicazioni che riguardavano vari aspetti, che andavano dalla storia all'arte e soprattutto all'economia e alle potenzialità produttive delle regioni interessate dalla tentata espansione italiana, proprio anche in quel caso per meglio impostare future politiche di espansione. Quindi quello che credo è che alla fine l'Italia non ha mai rinunciato del tutto all'Asia, c'è sempre stata una sorta di procrastinazione continua, che si è poi alla fine concretizzata con l'acquisizione della concessione italiana a Tianjin, ma come poi dirà meglio il professor Stefano Piastra, Tianjin non è mai diventato il centro economico delle attività commerciali italiane in Cina, proprio perché soppiantato da Shanghai, che come centro era già molto più attivo prima della Cina settentrionale. Quindi questo è un aspetto anche questo su cui è opportuno insistere con nuove ricerche. E collegandomi quindi proprio a questo aspetto culturale, cito brevemente appunto qualche figura anche di non solo avventurieri ma anche di missionari. Penso a padre Paolo Abbona, è stato una delle figure più interessanti tra quelle che ho trattato, perché è stato un intermediario culturale tra Italia e Birmania, ed è stato suo anche il suo è stato anche un interesse di tipo politico. Era diventato consigliere del re birmano Win Myint e lo aveva aiutato anche nelle trattative tra il Raj britannico e la corte birmana nel corso della seconda guerra anglo-birmana. Quindi è stato interessante, ad esempio, in quel caso trovare presso l'archivio centrale dello Stato, un fascicolo proprio dedicato ad Abbona, una lettera che gli era stata indirizzata dal viceré delle Indie Fair, in cui lo ringraziava proprio per il sostegno dato nel favorire le trattative di pace tra Inghilterra e Birmania. E quindi qui mi collego anche con quanto svolto, con le ricerche svolte presso la Società Geografica, perché trovo moltissimi documenti che mi hanno permesso veramente di ampliare notevolmente il lavoro e quindi anche di portarlo su piani, diciamo, anche più scientifici e culturali, quindi le esplorazioni naturalistiche e geografiche, ma soprattutto ho trovato diversi documenti che riguardano anche in quel caso le finalità politiche delle esplorazioni italiane, e mi riferisco in particolare a una serie di fascicoli interessantissimi che contengono documenti sulla presenza italiana in Birmania, e in particolare sulla partecipazione dell'esercito, o meglio di alcuni ufficiali dell'esercito italiano, alla spedizione condotta contro i Shan, una popolazione stanziata lungo il confine birmano-thailandese, che nel 1883-84 si era ribellata al governo birmano. E gli ufficiali italiani hanno preso parte proprio alla spedizione
offensiva condotta dall'esercito birmano, descrivendo le modalità, ad esempio, di combattimento dei birmani, descrivendone anche le città attraversate. Quindi c'è sempre questo doppio binario di una descrizione militare, perché in quel caso si trattava di relazioni militari, e contemporaneamente relazioni anche di tipo culturale, che servivano proprio a informare anche l'opinione pubblica italiana anche proprio sulla presenza e sulla storia delle civiltà visitate. Quindi è molto interessante questo aspetto doppio di informare potenzialmente anche in quel caso, perché molte delle redazioni non erano state scritte con l'intento poi di essere effettivamente pubblicate, oppure di essere pubblicate come venivano redatte. Ad esempio, c'è il diario di Valentino Molinari, uno di questi ufficiali che è stato appunto in Birmania, che intanto manca la prima parte, perché c'è solo l'inizio e manca tutta la conclusione, e poi c'è il fatto che inizia una descrizione molto ampia sulle città attraversate, sulle modalità di combattimento dei birmani, sulla religione buddista, e poi a un certo punto diventa sempre più stringato. Quindi anche in quel caso è possibile pensare ad una rielaborazione di appunti presi in precedenza, piuttosto che a una già un'idea fin dall'inizio di pubblicare una redazione e quindi di scriverla già con tutta una serie di riferimenti che potevano essere poi interessanti anche per un pubblico magari poco informato sulle vicende birmane. Quindi ci sono appunto questi continui rimandi. Ad esempio, sempre sulla rivolta birmana, sulla rivolta degli Shan, c'è anche un altro testo conservato presso la Società Geografica, il quaderno manoscritto di Aristide Perrucca, che riporta anche in quel caso tutte le vicende della partecipazione degli ufficiali italiani. Questa redazione è poi stata pubblicata da Cosmos nel 1888, quindi qualche anno dopo, ma con dei tagli, perché l'editore Guido Cora aveva preferito concentrare l'attenzione proprio sulle tattiche militari piuttosto che Sulle strategie, sugli aspetti, ad esempio, più culturali. ok. Grazie mille Alessandro, grazie del tuo intervento. Un aspetto, diciamo, tra le cose che dicevi è particolarmente interessante, cioè quando tu fai l'accenno, come dire, ovviamente alla documentazione reperibile è presente in Società Geografica, che ti è stata ovviamente evidentemente di supporto e che ancora immagino possa essere foriera di ulteriori approfondimenti. Ma la cosa che appunto mi interessa evidentemente, che potrebbe essere interessante, è anche capire il ruolo di questi quelli che tu chiami intermediari culturali, no? Che hanno avuto in qualche modo un ruolo del tutto, non so se decisivo, ma insomma un ruolo abbastanza importante in molte delle vicende che avete analizzato e probabilmente anche delle vicende africane. Lascio la parola a Stefano, al professor Piastra. Grazie ancora di essere qui. La parola a te. Grazie a voi, buon pomeriggio. Sono molto felice di essere tra colleghi e amici per questo bel pomeriggio relativo all'Asia. È stato detto che, da chi mi ha presentato, che questo libro nasce anche per motivi personali, di vita. Sì, io per un certo periodo ho vissuto e ho insegnato a Shanghai per circa 4 anni, quindi la mia vita era Shanghai. E quindi non rinnego e non mi vergogno nel dire che l'input iniziale, la scintilla iniziale, come è per gran parte di noi, per molte delle nostre ricerche, è anche stata legata da una parte alla vita quotidiana, alla contingenza, a quello che vedevo fuori dalla finestra o da quello che imparavo parlando con una persona girando per la strada, ad esempio. Quindi a volte anche casuale. E certo però, iniziando a scavare, l'interessante, almeno credo, di questa monografia è il cercare di aver delineato e di aver tirato fuori dall'ombra e a volte dalla penombra il ruolo e le dinamiche italiane in questa città che non è una città qualunque, è la città oggi più popolosa al mondo, capitale economica della Cina e quindi capitale economica mondiale. Città cosmopolita per eccellenza, con 1 milione circa di stranieri, se consideriamo i taiwanesi, ma per gli shanghaiesi i taiwanesi non sono stranieri, su un totale di 25 milioni. Gli italiani in sostanza hanno avuto un loro peso e questo è legato alla storia e alle dinamiche italiane. Quindi i primi occidentali a arrivare a Shanghai, che allora nel 600 era una città non enorme, era una città di caratura regionale, ci arrivano per motivi missionari.
E qui si ritorna in un grandissimo tema che tutti conosciamo, cioè il fatto che, come ha sottolineato Giuliano Bertuccioli, Federico Masini, i più eminenti sinologi italiani, per secoli il rapporto Cina-Occidente è stato anche e soprattutto un rapporto Cina-Italia. E quindi sulla scia di Ricci arriva a Shanghai un missionario che si chiama Lazzaro Cattaneo, un secondo che si chiama Francesco Brancati. Francesco Brancati riceve presso di sé un missionario geografo, Martino Martini, quindi avete già capito, c'è una certa anche circolarità e di ritorno anche sulla geografia di questi temi. Dopo il Trattato di Nanchino, il periodo della vecchia Shanghai, del cosmopolitismo, della Parigi d'Oriente, gli italiani hanno un punto di vista interessante, cioè sono dentro una situazione ipocoloniale, come ha ricordato Barbara Onnis secondo la definizione di Sun Yat-sen, però allo stesso tempo non da colonialisti, cioè non erano loro i proprietari delle concessioni, diciamo così, quindi con uno sguardo un pochino differente rispetto al mainstream francese o inglese o americano, ad esempio. Dopo il 1949, altra pagina molto interessante che riguarda l'Italia, abbiamo una fase, diciamo, di pellegrini politici, viaggiatori che vanno a Shanghai per vedere l'ex capitale del peccato e della prostituzione mondata dal maoismo, e venivano dall'Italia perché, assieme alla Francia, quale altro paese aveva il partito comunista più grande d'Occidente? Noi. Al cui interno, ovviamente, la parte maggioritaria era filosovietica, ma c'era, soprattutto dopo due episodi, i fatti di Budapest e i fatti di Praga, un crescente adesione, un crescente numero, invece, dentro il Partito Comunista Italiano o in varie sue scissioni, di filomaoisti, filocinesi, antisovietici, alla ricerca di un socialismo differente rispetto allo stalinismo, rispetto a quello sovietico. E quindi in quegli anni si andava anche a Shanghai per viaggiare, ma anche con un viaggio a tesi, cioè tu sapevi già quello che avresti voluto vedere e magari lo riportavi. E a questo riguardo vi cito soltanto, tra i tanti viaggiatori anche di questo periodo, c'è una delegazione di grandi intellettuali italiani di grande peso nel 1955, tra cui Franco Fortini, Carlo Cassola. Carlo Cassola è la prima volta che viaggia all'estero, è un po' spaesato e dice: in fondo il nostro è un viaggio superficiale, ci portano dove ci vogliono portare, non interagiamo con i cinesi, non parliamo cinesi. Fortini gli risponde: hai ragione, amico, anzi compagno, ma quando ritorneremo in Italia diremo e scriveremo tutto quello che avremo veduto e di cui veramente la maggior parte dei nostri connazionali non ha neppure idea. Questo aiuterà obiettivamente le riprese delle relazioni diplomatiche del nostro paese con la Cina, sarà un passo in avanti per la pace e sarà un passo in avanti per il socialismo. Quindi viaggi militanti. Questo del 55 è particolarmente interessante perché parliamo di Cassola e di Fortini, non due intellettuali qualunque, e siamo nel 55, in quel periodo, tra il 49 e il 70, in cui ancora l'Italia non riconosceva diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese, ma riconosceva come unica Cina la Repubblica Nazionalistica di Taiwan. Quindi anche questa è una fase molto significativa. Arrivando ad oggi, sì, gli ultimi viaggiatori, ho cercato di arrivare praticamente fino agli ultimissimi anni, c'è un crescente numero ovviamente di architetti, sulla scia del fatto che i grandi programmi urbanistici nel mondo oggi si fanno soprattutto negli Emirati Arabi e in Cina. L'Italia ha una tradizione di studi architettonici e urbanistici assolutamente non banale, come tutti sappiamo, quindi uno degli ultimi grandi destinazioni per architetti o archistar è appunto anche la Cina, tra cui architetti italiani. E interessante la domanda che si pone Barbara, provo a darti e a darci una risposta ad alta voce, che non so se sia poi quella corretta. Premesso che non sono geologo e quindi so benissimo cos'è la subsidenza, però se andiamo nel preciso circa i suoi tassi e le pratiche che comunque la Cina ha messo in pratica per limitarla, non sarebbe il mio campo. In Cina, a Shanghai, c'è proprio un piano comunale di limitazione della subsidenza che è stata di più di 2 metri, hai detto correttamente, nel Novecento, che però hanno cercato di rallentare a partire dal 2010. Ecco,
Secondo me gli italiani ne parlano poco, perché il problema della subsidenza è gravissimo ed è un'implicazione progettuale fondamentale quando costruisci edifici alti, come appunto la Shanghai Tower di cui parlavi tu. In realtà però gli italiani in Cina non sono coinvolti nei grandissimi grattacieli. Agli italiani danno il recupero o a volte la banalizzazione commerciale dell'antico, oppure grandi operazioni di nuove edificazioni, ma per la classe media cinese, quindi villetta schiera, tra cui anche questa new town che si chiama Pujang, che dovrebbe assomigliare a Venezia, c'è anche una foto nel mio libro, che in realtà non ci assomiglia per niente, c'è solo i canali, ma lì sono edifici di due piani, e quindi più o meno ci sono le stesse problematiche nel costruire che possiamo avere in pianura padana o nella bassa pianura padana. Quindi secondo me, ecco, non ne parlano gli urbanisti e gli architetti italiani perché sostanzialmente non si sono dovuti scontrare con il problema tecnico enorme di costruire, come nella Shanghai Tower, 800 metri di acciaio e vetro su un terreno alluvionale. La Shanghai Tower è tuttora il secondo edificio più alto al mondo, quindi un edificio assolutamente venieristico, inaugurato attorno al 2016. E l'ultimo aspetto, e poi chiudo, tutti noi siamo ovviamente molto legati alle nostre ricerche, ecco, per questo libro terrò un po' dentro di me questo duplice binario tipico della geografia culturale, cioè da una parte un racconto di viaggio è una relazione, un dato storico, qualcosa che va analizzato anche nelle sue coordinate filologiche, testuali, storiche, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è il filtro che ci sta a monte, il punto di vista dell'autore, e quindi pur nella fatica che tutti facciamo nello scrivere i nostri testi, poi ci viene ripagata da quello che ne è venuto fuori, quindi vedere Shanghai con occhi femminili piuttosto che maschili, come è stato richiamato ad esempio, piuttosto che con viaggi militanti alla ricerca di un mondo migliore, visto poi col senno di poi, nel senso che ovviamente nessuno, ormai neanche in Cina, ha nostalgia del maoismo dal punto di vista ideologico, ecco, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare, e in alcuni casi anche sono riuscito anche a ritrovare luoghi o persone descritte 30 anni prima, 40 anni prima, 50 anni prima, 60 anni prima, e quindi come sempre anche un viaggio fisico, ma anche un viaggio culturale anche dentro il viaggiatore stesso, come sempre ci capita, la grande lezione della geografia culturale. Mi fermo qui. Grazie ancora Stefano, appunto anche qui ci sono degli stimoli del tutto interessanti a mio avviso, che a partire, come dire, dalla considerazione che poi alla fine gli aspetti personali e quelli della ricerca sono strettamente legati e fanno parte, come dire, di un insieme molto, molto importante. Proprio rispetto a questo, diciamo, stiamo lavorando con Marcello Tanca su la triade, diciamo così, sul terzo lavoro importante di un geografo come Augustin Berg, che appunto ha lavorato anche molto sia sulla Cina, sia sul Giappone, ma soprattutto sulla Cina, e nel pensiero paesaggista, in uno di questi volumi, appunto, il suo rapporto con il paesaggio, ad esempio, anche andando nella direzione di quello che diceva Adino, è molto legato, no? Il sentimento, come dire, di immersione nei contesti è molto legato, evidentemente, con i temi della ricerca, così come credo che sia del tutto interessante e molto, molto, diciamo, utile da sviluppare, a mio avviso, rispetto a questi viaggi militanti in Cina negli anni 50, a cui faceva riferimento Stefano prima, no? con Fortini e Cassola, così come nella contemporaneità, evidentemente, tutto quello che va a modificare, come dire, quello che ormai con una, diciamo, frase comune viene detto, appunto, il paesaggio urbano, però il ruolo, appunto, a cui faceva riferimento Barbara prima, dell'architettura contemporanea in città, nelle grandi città, è del tutto interessante. Io non so se c'è lo spazio, sia di tempo, forse possiamo, se volete, chiedere se ci sono domande
dal pubblico, se ci sono suggestioni, riflessioni, appunti o semplici interventi rispetto alle cose che sono state dette. Claudio? Ma grazie, no, ma più che domande, qualche considerazione. Innanzitutto vorrei ringraziarvi di nuovo tutti, e anche Giovanni Sisto, che non si vede, è nascosto, perché è stato capace di organizzare un eccellente incontro, secondo me. Continua per fortuna a confortarci in questo tentativo, il fatto che queste occasioni poi si rivelano in effetti come dei piccoli seminari, per così dire, che sono estremamente interessanti anche per chi, insomma, in qualche maniera questi argomenti un po' li ha masticati. Adesso penso in particolare al lavoro di Alessandro Di Meo, che tocca tutta una quantità di documenti, di persone, di fatti, di vicende che io conosco perché me ne sono occupato a suo tempo, anche se non ci ho mai scritto su nulla, però le conoscevo, Paolo Abbona, il capitano Molinari, beh, insomma tutta un'altra gente, i Cerruti e via dicendo. E quindi grazie davvero. Entrambi i libri ovviamente mi sono molto piaciuti per motivi differenti. Sono contento che con Giovanni Sistu abbiamo considerato l'opportunità di discuterne insieme, benché a priori sulla carta si trattasse di cose decisamente differenti per taglio e per intenzione. Scusate. E però invece viene fuori che di punti di contatto ce ne sono molti più di quanti si potesse immaginare in precedenza, e ce n'è uno solo su cui vorrei richiamare l'attenzione, cioè questa curiosa circostanza per cui ci troviamo a Shanghai, in Birmania, in giro per le Molucche, ma anche per esempio in Perù o in Venezuela o in Messico, alle prese a scoprire che esistono degli italiani che stanno lì, e stavano lì, ma ancora oggi, in realtà, senza che nessuno ne sappia nulla. Fanno delle cose, assumono delle posizioni anche rilevanti, anche importanti, che ne so, un Antonio Raimondi in Perù e un Agostino Codazzi in Venezuela, non le ho citate a caso evidentemente, e poi dopo vengono eventualmente recuperati in qualche maniera perché facciano da tramite massaia in Etiopia, tanto per continuare, insomma, perché facciano da tramite ad una qualche operazione che dal punto di vista della società geografica italiana del primo momento, del primo periodo, della prima presidenza in pratica, ha un intento quasi esclusivamente, sì, conoscitivo a fini commerciali, cioè vorrebbe promuovere uno sviluppo commerciale. Esempio tipico, evidente, è la crociera della nave Magenta, che è poi quella che apre le relazioni diplomatiche col Giappone, i semai, il problema della sete, via dicendo, che è un grandissimo successo perché piazza non tanto la diplomazia, anche la diplomazia italiana, c'era il console Salieri della Tour, che diventa uno dei personaggi occidentali più importanti in Giappone finché ci rimane, ma non è tanto per un problema di diplomazia quanto per un problema di commercio. Quello era proprio il modello che avrebbe voluto seguire Cristoforo Negri. Poi a corte, soprattutto a corte, negli ambienti militari e della Marina in particolare, è esattamente vero quello che ci diceva Barbara Onnis, cioè, e anche Alessandro Di Meo, e cioè che c'è qualcuno che punta a forzare la mano, punta al fatto compiuto, dopo aver utilizzato e bruciato, tra parentesi, esattamente quei contatti che erano stati usati in un primo momento per avviare un discorso. Però adesso questo è molto interessante dal punto di vista storiografico, sicuramente, denota, credo, più che un'impreparazione, come in genere si dice nei libri di storia, una specie di avventurismo, denota in realtà la presenza di partiti trasversali e non dichiarati, che tentano oppure non tentano, secondo appunto le posizioni, di collocare l'Italia in un gioco geopolitico mondiale sul quale probabilmente era soltanto velleitario cercare di collocarla. Ma io però vorrei sollecitare anche i colleghi storici qui rappresentati, ma in generale un po' tutti noi, a riflettere sulla capacità e sugli effetti più che altro di questa disseminazione di italiani in giro per il mondo, che
poi ha avuto sugli italiani e sul modo che, sul modo che la cultura italiana ha di concepire l'altro, di concepire l'estraneo, il lontano, che è una maniera, insomma, mi sentirei di dire, piuttosto differente da quella dei grandi paesi colonialisti. Non è un caso che in Africa nera e in momenti francamente per nulla simpatici, peraltro quasi sempre nella storia dell'Africa nera i momenti non sono stati simpatici, si sono trovati esattamente degli italiani, privati italiani, che hanno trovato modo di collocarsi, hanno trovato modo di non soltanto di sopravvivere, ma anche di operare opportunamente per sé, naturalmente, perché non stavano lì a cambiare aria, ma anche per il paese, per la terra e le genti con cui entravano in contatto. Io ho avuto una piccola, breve esperienza africana in un momentaccio e devo dire onestamente che quando si sapeva che eravamo italiani, ma non ci si trattava perfino con simpatia. Se per disgrazia avessimo detto che fossimo stati belgi o francesi, no, o inglesi. Lo trovo molto interessante da un punto di vista storico-antropologico, ma poi non è più tanto storico, è antropologico odierno, attuale, contestuale. E tra l'altro credo che sia un argomento che da geografi e da cittadini forse potremmo cercare di sviluppare, di promuovere un po' di più, oggi al contrario, cioè nel senso di accoglienza dell'altro, accoglienza del diverso, perché nei confronti dei diversi gli italiani hanno mostrato, diversi antropologicamente, sia chiaro, no? Hanno mostrato una capacità di comprensione, perché sì, di fatto è di comprensione, che è diversa, almeno in parte, diversa da quella dell'orientalismo classico, tanto per parlare di Asia, insomma. E ho presente anche io le lettere di Paolo Abbona e anche quella del capitano Molinari, che era un tecnico, era un insomma, un, come si dice, un consigliere militare, no? In definitiva. Ma ce n'erano altri. Nelle lettere di Filippo Sassetti dall'India, Filippo Sassetti, siamo a metà 500, racconta di due bombardieri bresciani, se non ricordo male, bresciani, bergamaschi, insomma, zona di armi, bombardieri vuol dire che due che si occupavano di armi da fuoco in un periodo in cui, insomma, non era, che lavoravano per non so quale sovrano indiano. Chi ce l'ha mandato? Nessuno, c'erano andati da sé, chissà come c'erano capitati. E Alessandro, a proposito del fatto che, così una chiosa e poi basta, poi lascio, a proposito del fatto che gli italiani prima tentino i colpi di mano e poi avviino delle attività di ricerca, per così dire, credo che sia dovuto al fatto che c'è una bella differenza tra l'Africa, nera o meno, e l'Asia. Dell'Asia si credeva di sapere molto. Dal 500 in poi, con tutta una serie di manchevolezze, ovvio, però insomma si sapeva molto. Mi sono trovato a leggere un romanzo minore di Daniel Defoe, il capitano Singleton, che racconta la storia di un pirata, il quale viaggia prevalentemente nell'Oceano Indiano. Siamo all'inizio del Settecento, il romanzo del 720, le cognizioni geografiche di base sui porti, sulle rotte, sulle correnti in Asia, cioè l'area bagnata dall'Oceano Indiano, erano già quelle, praticamente quelle che possiamo avere oggi. Quindi non c'era tanto bisogno per sviluppare una politica commerciale di conoscenze preliminari, c'erano. Certo, per sviluppare una politica di colonie penali, che poi era una cosa ridicola, evidentemente ridicola, per chi l'ha voluta portare avanti, il discorso cambiava, però è un altro piano, secondo me, un altro piano di analisi. Comunque, basta, mi fermo qui, molte grazie ancora una volta. Buona serata a tutti. Grazie a lei, professor Celletti, per aver voluto fortemente ospitare la presentazione del libro presso la Società Geografica. Ringrazio anche il professor Giovanni Sistu per aver organizzato questo incontro interessantissimo, anche per tutti gli stimoli che sono venuti fuori anche dalla ricerca e dalle altre pubblicazioni. Quindi sono io che ringrazio voi. Bene, io chiederei appunto se volete un piccolissimo giro finale di Barbara e Dino rispetto alle sollecitazioni che sono emerse di nuovo, e poi appunto chiuderei. Ma io sarei sintetico, allora, nel senso che sia Barbara che gli autori, anche Claudio, hanno effettivamente evidenziato una cosa importante: queste comunità numericamente
diciamo, contenute di italiani hanno all'estero, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo importante di mediatori. Dobbiamo anche superare, quando ho detto che bisogna superare la visione eurocentrica, noi siamo portati, diciamo, a vedere da ovest verso est, ma dovremmo anche vedere il contrario. Quindi c'è un lavoro bidirezionale che non è da sottovalutare, ieri come oggi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ma giusto rapida, sulla subsidenza, appunto, per intervenire, che mi è piaciuto molto quello che ha detto Barbara. Esiste un programma nell'agreement che è stato siglato l'altro anno con la Cina, dove il CNR lavora con l'Accademia Cinese di Scienze, in particolare con l'Istituto di Geoscienze e di Georisorse, proprio a studiare la subsidenza, perché ovviamente noi esperti italiani ne sappiamo qualcosa con la Laguna di Venezia e con tutta una serie di esperienze storiche del passato. Siamo stati coinvolti perché in effetti alcune aree dell'India, alcune aree della Cina sono tra quelle più esposte. Esiste anche una carta che ho avuto occasione di vedere rapidamente perché stavo facendo un lavoro l'altro anno, dove che è colorata con tutti i colori che noi geografi amiamo molto, no? I colori freddi, quindi gli azzurrini sono quelli tranquilli e quando c'è il rosso allarme, pericolo, e le zone colorate di rosso sono in effetti quella della valle del Gange e del Brahmaputra in India, e poi c'è tutta quell'area del Hebei intorno a Beijing e a scendere fino giù a Shanghai, che sono colorate di rosso. Noi geografi umani ci occupiamo poco di questa cosa, però diciamo, nella nostra passione onnivora, perché come geografi abbiamo il metodo che è geografico, ma ci occupiamo di tante cose, mi è caduto l'occhio anche su quello, e quindi, già che c'ero, è un discorso di subsidenza molto tecnico di geografia fisica, ma rientra anche in questi agreement lungo le Belt and Road Initiative, per cui noi siamo coinvolti un po' dal punto di vista scientifico anche in questo aspetto, che è di nicchia, perché io non conosco al CNR chi si stia occupando di questa cosa, so solo che esiste questa collaborazione tra il CNR e l'Accademia delle Scienze Cinesi con l'Istituto di Geoscienze e Georisorse. Volevo solo dire questo. Grazie ancora Dino, prego Barbara. Grazie, grazie a Dino per queste, così, per aver risposto. Io in realtà pensavo che mi risulta che Giovanni Sistu sia un geologo, no? Quindi insomma, nella comunità dei geografi probabilmente c'è qualcuno, però ecco, è un fenomeno estremamente interessante. Io ho letto qualcosa che è stato pubblicato, pur non capendoci tanto, però ecco, mi ha incuriosito proprio questo studio di due geologi dell'Accademia delle Scienze Sociali che hanno fatto uno studio proprio su Pechino e hanno pubblicato qualcosa sulla rivista Remote Sensing, quindi è molto interessante e mi interessa così personalmente perché effettivamente così vedendo in prima persona questi enormi grattacieli, queste enormi torri, insomma, sono effettivamente un po' impressionante. Io volevo soltanto dire due cose a proposito di quanto diceva prima Stefano Piastra, cioè il fatto che il suo studio sia anche una diretta conseguenza delle sue esperienze personali. Io credo che sia un grandissimo valore aggiunto, perché si percepisce in quello che scrive, in come lo scrive, ma a parte che appunto cita il fatto che spesso e volentieri si è ritrovato a rivisitare quei luoghi, l'ho fatto anch'io quando ero in Cina, quindi insomma mi divertivo a quando vivevo a Shanghai, andavo a verificare determinati luoghi dove erano stati magari i giapponesi oppure gli ebrei. Ricordiamoci che Shanghai all'epoca era uno dei pochi porti aperti per gli ebrei, no? Dove non era richiesto un visto. Quindi insomma io ritengo che sia un grandissimo valore aggiunto. A proposito di quanto diceva prima Claudio Cerretti, cioè il fatto che le testimonianze, come scrive lo stesso Piastra nelle sue conclusioni, cioè il fatto che non emerge nei resoconti degli italiani quella approccio, se vogliamo, razziale, anche razzista, che invece emerge in numerosi racconti, magari che di altri autori che magari hanno, come dire, sono parte di altri paesi, appunto, che hanno vissuto quell'esperienza coloniale in maniera diversa dalla nostra. Quindi, insomma, è molto interessante questo aspetto. Un'ultima così provocazione per Stefano, che diceva che nessuno oggi è più nostalgico del tempi di Mao. Stiamo attenti perché si avvicina il sesto plenum della, diciamo così, del 19° Comitato Centrale.
pare che si debba riscrivere la storia del partito. Noi sappiamo che la storia del partito è stata scritta tre volte, nel 45, nell'81, e quindi pare che oggi, come dire, ci si avvii verso una nuova riscrittura della storia del partito, dove si annulla quel periodo enorme di, come dire, che nel 1981 ci ha fatto parlare di demoizzazione, insomma, di nuova era. Quindi, insomma, ecco, auspichiamo tutti quanti che, come dire, la Cina vada verso la strada giusta. E qui mi taccio. Grazie ancora, Barbara. L'ultima la parola, lasciamo a questo punto, non so se vuole intervenire il più volte chiamato in causa Giovanni Sistu. Non so se è collegato, prima era in movimento. Non no, so. Ci sono, perdonatemi, ma usate la maschera, ma non posso farne a meno. No, mi avete evocato anche troppo e meritatamente, perché ovviamente non può essere granché il mio contributo sul tema specifico. A parte, come sa Barbara, che i nostri ragazzi vanno in Cina e fra le attività che svolgono fanno gli organizzatori di matrimoni, a Shanghai e anche a Pechino, e hanno anche un grande successo. Sulla subsidenza, insomma, ricordo quanto anche la grande architettura italiana, la grande ingegneria italiana sia capace di confrontarsi con la subsidenza. Pensiamo semplicemente all'area adriatica, al delta del Po e alla stessa Carbonia, in fondo, giusto per richiamare la nostra isoletta. Ecco. Quindi è un tema estremamente vivo che è diretta conseguenza di scelte un po' infelici nel passato, nel passato recente, nel senso che l'espansione urbana si è indirizzata verso aree del tutto inadatte, ovviamente, a reggere un carico o la rilevanza degli insediamenti più recenti in quella realtà metropolitana. Ma qui entriamo in un tema che va molto al di là, ecco, dell'incontro di oggi. Vi ringrazio davvero tutti, non evocatemi troppo, perché buona serata, Giovanni. Io lascerei l'ultima battuta a Stefano, se vuole. Prego, Stefano. Ci lasciamo, o vi lascio, con una controbattuta rispetto a quello che diceva Barbara. Sì, con Xi Jinping al potere, magari il mito maoista potrà essere riesumato. Però anche le persone prima o poi ci lasciano, quindi magari di nuovo tra un'altra decina d'anni o altri 20 anni, se anche li hanno risumato, mi sa che ci sarà un ulteriore corso e ricorso, almeno secondo me. In fondo, quando sono andato a Pechino, i miei studenti non mi hanno mai chiesto se sono andato, i miei studenti cinesi, se andavo a vedere la mummia di Mao Zedong. E allora, visto che non me lo chiedevano, gli dissi: non ci sono andato, c'era troppa fila. E uno mi ha anche risposto parzialmente: tanto è una mummia. E quindi a questo punto grazie Stefano. Come allora, dire, non c'è più religione, non c'è più religione. Io ovviamente ringrazio di nuovo tutti quanti. In conclusione volevo ricordarvi appunto i due libri che abbiamo presentato oggi: Alessandro Di Meo, Nelle terre incognite, esploratori, avventurieri, missionari e ammiragli italiani nel sud-est asiatico, 1865-1885, l'editore Ginevra Bentivoglio Editoria, è del 2021. Il secondo è Stefano Piastra, Shanghai nella letteratura di viaggio italiana, realtà e percezione di un emporio fluviale diventato megalopoli, l'editore è Patron, nell'anno 2020. Quindi vi invito tutti quanti, anche per dare una mano ai piccoli editori, ad acquistare il libro e a leggerli. Grazie ancora e buon pomeriggio. Grazie a voi, buonasera. Grazie mille a voi, è stato un piacere, arrivederci. Arrivederci, saluti a tutti e a tutti. Grazie a tutti, grazie ancora.